Cari amici social followers, quest'oggi, come vedete anche dall'immagine video copertina, parliamo di pallacanestro, come dicono, diciamo, gli anglosassoni, anche soprattutto gli americani, di basketball, in maniera particolare di NBA, che appunto giunge nel momento clou della stagione con ovviamente le formule più attuali, i play-in e poi i play-off. Quest'anno diciamo come ogni anno magari ci sono delle sorprese anche nelle classifiche principali di est e ovest. Per esempio, iniziamo con l'elenco, i Boston Celtics primi a est affronteranno l'ottava classificata dal play-in, sempre a est. Primo turno playoff New York Knicks, piazzati secondi in regular season, affronteranno la settima dei play-in. Milwaukee Bucks, terza est, primo turno playoff contro l'Indiana Pacers. Playoff Cleveland Cavaliers quarti contro gli Orlando Magic quinti, play-in settima contro ottava Philadelphia 76ers contro Miami Heat, nona contro decima play-in Chicago contro Atlanta Hawks, a ovest. Primo turno playoff Oklahoma City Thunder, primi ad ovest contro l'ottava del play-in, i Denver secondi contro la settima del play-in, primo turno playoff Minnesota Timberwolves terzi contro i Phoenix Suns sesti. Clippers quarti contro i Dallas Mavericks quinti, New Orleans Pelicans settimi contro i Lakers i play-in, nona contro decima play-in Sacramento Kings Golden State Warriors. Ovviamente che play-in play-off che inizieranno a breve, ovviamente prima si giocheranno i play-in. Sappiamo tutti come in NBA, dove c'è tanto molto spettacolo, si parte subito per quanto riguarda i playoff con serie al meglio di 4 vittorie su 7. Ovviamente c'è chi magari potrebbe avere un'opinione contraria, cioè di essere delle serie molto lunghe sin dai primi turni fino alle finals, però diciamo questo è il modus operandi in oltreoceano. In NBA, per esempio, invece in Italia è diverso, con, se non ricordo male, 3 vittorie su 5 ai primi 2 turni, credo, poi alla finale, quella può variare, può essere al meglio di 4 vittorie su 7, o magari ora non so il regolamento di quest'anno, magari anche la finale 3 vittorie su 5. Bene, noi ci vediamo alle prossime occasioni e ciao!